City Report. E siamo arrivati al posto che visiteremo oggi, siamo a Peschiera, a fianco alla Paullese, siamo alla cartiera Emiliani-Fabriano e con Paolo Rusconi Hermes andiamo a vedere che cosa succede dentro. Un saluto a Fabrizio, che ringraziamo, lui lo sa perché, e andiamo. Un saluto a tutti da City Report, nuove puntate, siamo alla cartiera di Peschiera Bormero, cartiera Fabriano, e stiamo visionando la situazione in quanto, oltre ad essere abbandonata da un sacco di tempo, oltre ad essere successo dei fatti molto brutti nel 2011 dove è morto addirittura un ragazzo in un rave, ci è stata segnalata, Fabrizio, ti saluto, questa situazione che già conoscevamo, siamo venuti a rivederla e vi posso dire che ci sono parecchie cosettine nuove. Insieme a noi Hermes e Paolo Rusconi dietro la camera. Saliamo le scale della Fabriano di Peschiera. Al primo piano c'è la cartiera di Fabriano di Peschiera Borromeo, Bettola, e come potete vedere nei primi piani, al primo piano, davanti all'ingresso troviamo i resti di bivacchi, materassi, e non saranno purtroppo gli unici che troveremo in giro. Questa è una delle novità, in quanto era stata sgomberata un po' di tempo fa. E pare che ci sia anche qualche animale, però noi non ne abbiamo visti, non abbiamo la prova certa, ma potrebbe anche essere di tutto qui. E dall'alto vi facciamo vedere anche un po' di immagini di tutto quello che ci circonda. Siamo qui al primo piano, siamo un po' più alti. Ok, proseguiamo. Adesso andremo in... Qui c'è un'altra struttura, come potete vedere questa verde, diciamo. Ma noi andremo nell'altra struttura dove ci è stato segnalato che ci sono delle persone. Andremo a chiedergli insomma cosa ci fanno qui, perché insomma vivano in questa condizione. La cosa che mi stupisce sempre di questi graffiti che troviamo in giro è perché abbiano sempre scritte riferite al satanismo pseudotale. Un 666 e lo eccetera. Questo è Hermes, non c'entra niente. Tullio, vieni da qua. E qui stiamo proseguendo, qui siamo al pian terreno. Come vedete, materassi, bolle. Vediamo un telefono, c'è addirittura un telefono qua vicino alle bolle, un verbale di assemblea dell'anno 2000. Ecco, questo palazzo, siamo nel 2023, immaginatevi voi, sono circa 15 anni che è forse abbandonato, anche di più.
proseguiamo. Questa è la portineria dove si accedeva con le macchine, abbandonata, sfasciata, devastata. La strada che è a fianco a noi è la Paullese, una nota strada per chi frequenta il milanese. Ma andiamo a vedere il restante. Ecco, come potete vedere, questa la vedremo così perché qua non c'è nulla. C'è qualcuno che ha scritto che ha acceso un non si sa che cosa. E tutta questa struttura in mezzo, dietro la guardiola, è conciata in questa maniera. C'è anche la vasca da bagno, quindi avevano anche gli optional. Ritorniamo nel piazzale. Volevo far riprendere un attimo a Paolo, se ti giri, proprio la costruzione che abbiamo appena finito, quella a piani. Ecco, questa è per darvi un'idea. Nel caso poi qualcuno dicesse che la struttura è in sicurezza, telecamere, perché si leggono dei cartelli incredibili, cioè questo è l'ingresso. E vi posso giurare che non è l'unico. Sto comodo anch'io, potrei portare anche altri. Fuori addirittura c'è un pezzo di camion bruciato che non so se Paolo ha già ripreso. Ok, andiamo verso questa struttura lunga che è quella che dovrebbe ospitare le persone. Oltre a quella che abbiamo già visto, chiaramente. Hermes, cosa ne pensi di queste piante qui? Sembrano pini di Natale. Pini di Natale, ma sono verde, sì. Ma sono conciati anche bene. Sì, sì, no, vabbè, il pino cresce ovunque, qua è anche in ottime condizioni. Strano che sì, nessuno sì. L'abbia segato, visto il periodo, adesso siamo a mese di febbraio. Era anche quello, sì. C'è anche un po' di civiltà pure nell'inciviltà più pura. Certo. Entriamo lì, Hermes, andiamo. Andiamo. Siamo qua entrati nella seconda struttura, ok, lì è stato smantellato praticamente tutto, il rame che era recuperabile è stato preso, qua vabbè, diverse scritte nostalgiche e quant'altro. Ok, e procediamo nel corridoio. Le nostre passeggiate molto interessanti all'interno delle strutture ci portano sempre a conoscere cose nuove, del tipo, ma chi è capo della trap? Chiederemo questa domanda al nostro amico Friend Diamond Rapper, magari ci saprà dare una risposta, sui colleghi, altri graffiti, state attenti. Esatto, state attenti ai piedi. Questa è la munizione delle pistole alle compresse. Fagliela vedere a Paolo. Aria compressa per le pistole a gas. Beh, come poligono artigianale ci può anche stare, eh? Non è male. Sembra uno di quei videogiochi che facevano. Vieni, quei videogiochi che faceva nei tempi sparatutto. Ah sì, sì. Ecco, beh. Sembra una location del genere. La situazione è quella, sì. Un po' post-apocalittica. Sì. Le piante, come sempre, hanno preso dominio. Oh, guarda cosa c'è qua, una scritta romanista, da una vita ci cantiamo, eh? E qui troviamo un pernotto di un disperato che però non è presente, però vediamo intorno delle sigarette, delle candele, potrebbe essere anche un ritrovo tra virgolette alternativo di qualcuno per la notte, per fare un po' di sceneggiate, insomma, di quelle che fanno i satanisti o pseudotali. Però troviamo anche una scopetta, e una paletta. E qualche attrezzo sparso, questa forbice non ci piace tanto, questa è arrugginita, quindi questa la prendiamo e la portiamo via.
Il graffitaggio di questa stanza è anche abbastanza particolare perché oltre le solite scritte, calcio, minacce varie, ci sono blasfemie indicibili che purtroppo vedete perché questa è la realtà di quello che troviamo. Paolo ha notato però, vedi, guarda qua, te lo stavo dicendo prima Hermes, una scopa, qualcuno si vede che ogni tanto pulisce. Quindi questo mi dà l'idea che qua ci stiano, Anche perché se noti è un po' più pulito delle altre stanze, Vabbè, per ora proseguiamo. E come possiamo dire, qua attraversando i corridoi troviamo sempre nei soffitti la stessa situazione, soliti ladri del rame, i soliti ladroni, si sono portati via tutta la colonna, tutto il materiale prezioso che c'era dentro, che dire, soliti saccheggiatori. Però usciamo da qui, anche perché l'aria un po' appestata, e vediamo cos'altro ci troviamo intorno. La natura ha sempre il suo dominio, come vediamo. Questa è un'altra struttura che vediamo essere conciata malissimo. Diamo un'occhiata. Entriamo in questa nuova struttura. Sempre con calma perché non si sa mai che cosa ci si possa aspettare. Stanze vuote. Ma la cosa che mi colpisce di più è che noto che è stato bucato il muro. Hai visto Paolo? Bucato il muro. E per quale motivo sarà stato bucato sto muro? Qui ritroviamo segni di passaggio, chiaramente un marsupio, una borsa, bombolette, perché qualcuno viene sicuramente qui a fare altro. E poi ci sono anche pezzi di macchina, noto, Questo è uno specchietto, quello è un pezzo di mascherina. Questo è il vano di plastica sotto la ruota di scorta per gli attrezzi di una macchina. Giulio, cartello stradale. Cartello stradale. È un cartello stradale, come sta? Senso vietato. Segui sempre me, che così facciamo prima. Beh, poi ci sono tutti i vari angoli, adesso vi facciamo vedere il grosso di quello che c'è. Ecco, una cosa che non ha notato ancora nessuno, ma noto io, questi gli anni di esperienza. Qui è stata bucata la parete, ma avete visto che c'è una botola che va al piano di sotto? E questa botola qui, che cosa ci troviamo qua sotto? Anche perché è parecchio imboscata. Paolo, continua pure a riprendere la parte di là, che io adesso do la telecamerina a Hermes che l'allunga e ci va a dare un occhio. Tra l'altro ci sono, come avete visto, un sacco di guaine, di cavi, di rame. Soprattutto, guardate, qua ne hanno lasciate un po'. I famosi furti del rame. Parla vicino alla bocca, alla camera, che tanto è già microfonata. La scala è stata posizionata qui apposta per scendere con facilità. E qui, vabbè, molto scuro, accendiamo un po' di flash. Vediamo di capire cosa hanno portato qua sotto. Nel mentre Hermes sta entrando da quella scala molto nascosta, molto cattiva, qui c'è un altro ingresso, come potete vedere. Vai giù Paolo. E occhio perché a un certo punto è allagata. Quindi, molto probabilmente da quello che deduco... È ferma qui? Sì, no, ma è anche allagato, guarda per terra. Sì, ma è fermo qui, non c'è un'altra strada. Quindi la strada risulta essere solo quella o ce ne fa anche un'esterna? Adesso andiamo a vedere. Oh,
bottiglie. Grasso per auto. No, se c'era qualcosa l'hanno già portato via. Perché la scala, diciamo, è stata messa qui per qualche motivo. Ok, direi che possiamo uscire. Pensavo meglio. Ed eccolo in uscita. Come è andata, Hermes? Guarda, pensavo meglio, un po' di immondizia generica, però la scala, se era lì, un motivo c'era, quindi se c'era qualcosa l'hanno già portato via. Anche perché è l'unico passaggio per andare sotto, perché anche quello di lei è bloccato. Certo, quindi okay. Diciamo, il corpo del delitto è già stato portato via. Facciamo la salita qua sopra? Prego, vieni Paolo. Ok. Dirigiamoci verso il primo piano e vediamo cosa ci aspetta di sopra. La scala sembra che tiene bene, ce l'auguriamo, io e il buon Paolo. Eccoci qua. Ma la struttura sembra che non sia stata neanche completata, hanno lasciato i lavori praticamente a metà. Qua ci sono ancora le impalcature. Una bellissima visuale della Pavlese e vediamo di qua. Ecco qua, vediamo la parte incompleta della struttura, il vano ascensore mai completato. Possiamo vedere che la natura ha fatto il suo corso, addirittura fino al primo piano della struttura ci troviamo praticamente con una giungla. Ecco, qua vediamo un vecchissimo montacarico, quindi la struttura non era incompleta, era già funzionante ed è semplicemente stata in parte smantellata, perché questo montacarichi qua sembra parecchio antico, cioè sarà meno di una trentina di anni fa, se non di più. Questa che roba è. Diserbante, cosa ci faccia qua sopra? Sul tetto non lo so. Ed eccoci finalmente qua sul tetto di questa fantastica struttura, la visuale panoramica, Pavlese sulla destra, monumento al degrado sulla sinistra, e da qua si può notare tutto il cortile.
Ed ecco qua, dall'alto potete vedere tutto il cortile della struttura. Qui di fronte un'altra struttura immensa completamente dismessa. Laggiù potete vedere il nostro caro Tullio che si sta avventurando nel cortile della cartiera. E la natura che ormai la fa da padrona.